a sostampa al Consiglio Comunale, più riguardo verso i giornalisti in aula. Frase velata nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale contro i giornalisti da un consigliere comunale a sostampa a Siracusa chiede al Presidente del Consiglio Moena Scala di intervenire quanto prima. Stiamo ormai superando ogni limite su presunti mancati interventi e frasi velatamente contro i giornalisti. A tal proposito pubblichiamo la nota del segretario provinciale dell'Asso Stampa Siracusa al Presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, Moena Scala. Gentilissimo Presidente, mi trovo costretto nella qualità di segretario provinciale dell'Asso Stampa Siracusa a stigmatizzare quanto avvenuto ieri sera durante i lavori del Consiglio Comunale. Avvisato questa mattina dai colleghi presenti ai lavori, ho riascoltato l'intervento del consigliere Salvatore Castagnino che, comunicando all'Aula un episodio riguardante il plesso di via Svizzera dell'Istituto Paolo Orsi al minuto 23.44 e fino al minuto 24.02, si rivolge ai giornalisti dicendo: non ho visto un articolo sui giornali online, non ho visto un'intervista al sindaco dove si chiedeva come mai una classe era chiusa, come mai le infiltrazioni d'acqua. Comprenderà che tale affermazione rivolta pubblicamente risulta assolutamente offensiva del lavoro dei giornalisti. È ovvio che il consigliere in questione, svolgendo un'altra attività, sconosce un principio fondamentale che disciplina la pubblicazione di una notizia, la verifica della stessa. Ho personalmente, dopo aver raccolto le rimostranze dei colleghi presenti, ascoltato gli interventi del consigliere Castagnino e della consigliera Lamesa, chiamato la dirigente scolastica dell'Istituto Paolo Orsi, professoressa Lucy Pestritto. La stessa mi ha confermato che l'episodio ha riguardato uno stanzino contenente un cuscinino e allocato in un'ala dell'edificio non ancora consegnato alla scuola. Ieri mattina è stata segnalata una copiosa infiltrazione d'acqua che ha interessato il controsoffitto. La dirigente ha provveduto ad avvisare l'ufficio tecnico comunale, deciso, in attesa del sopralluogo, che escludesse il coinvolgimento di altri locali, di non consentire l'accesso ad alunni e insegnanti. Soltanto nel pomeriggio tecnici e vigili del fuoco hanno rilasciato il certificato di ripristino agibilità, visto che l'infiltrazione era dipesa da lavori effettuati in una casa privata al secondo piano. Il proprietario della stessa ha provveduto alla riparazione e questa mattina le lezioni sono riprese regolarmente. Lo stanzino però resta inutilizzato perché non potrà essere adibito ad aula. Insomma, una notizia, qualora resa pubblica al mattino, facilmente verificabile da chiunque. Resta la necessità di ricercare toni più consoni al vivere civile e al rispetto dei ruoli. I giornalisti sono sempre a disposizione per raccogliere segnalazioni e commenti attraverso comunicati o richieste di interviste. I colleghi incaricati di seguire i lavori del Consiglio Comunale si attengono al rispetto del luogo. Stessa cosa, visto anche il capo 8 della disciplina delle adunanze, articolo 27, comportamento dei consiglieri, punti 1 e 2. Siamo convinti debba continuare a fare chi si siede sui banchi del civico consesso.